Questo stabilimento ha un futuro radioso grazie anche ai dipendenti, lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato Stellantis, in visita oggi allo stabilimento di Atessa, insieme a Jean-Philippe Imparato, Head of Pro One Business Unit. Tavares ha ringraziato molte volte i dipendenti, più di 40.000 in Italia, che lavorano duramente per adattare l'azienda alla nuova realtà secondo quanto deciso dai politici. L'eccellenza produttiva dello stabilimento di Atessa è riconosciuta a livello mondiale e lo sarà ancora di più nel mercato molto competitivo dei veicoli commerciali leggeri, ha detto. Grazie alle competenze e all'impegno dei dipendenti di Atessa, con i quali voglio congratularmi, il sito produttivo continuerà a svolgere un ruolo centrale nel nostro piano strategico Dare Forward 2030, con il quale puntiamo a diventare leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri a livello mondiale in termini di tecnologia, produzione, quota di mercato e redditività. Tavares ha poi toccato il tasto infrastrutture. Per restare competitiva, Atessa deve avere due cose: poter navigare nel mare profondo del Mediterraneo attraverso le infrastrutture portuali e ferroviarie. Queste cose servono per poter mantenere efficiente questa fabbrica. Ciò significa porti e ferrovie efficienti, ma serve anche un costo dell'energia migliore. Ora è poco competitivo. Paolo Accastello, direttore qui dello stabilimento Stellantis ad Atessa, belle parole ed anche un futuro radioso è stato detto a proposito di questo stabilimento. Più volte sono stati ringraziati i dipendenti? Assolutamente sì, i dipendenti di questo stabilimento sono veramente il cuore di quello che sta succedendo ad Atessa, ossia attraverso le belle parole anche del nostro CEO. Si è riconosciuto il valore di quello che abbiamo fatto, abbiamo ridotto del 70% quello che è i valori della qualità, quindi abbiamo migliorato 7 volte rispetto a 2 anni fa quelli che sono i valori qualitativi. È uno dei motivi per cui siamo anche stati scelti da Toyota per produrre macchine brandizzate Toyota, appunto. E l'altra cosa importante è quello che stiamo facendo su tutto il nostro processo produttivo per essere pronti a quello che è il confronto con gli altri car makers. Luca Marengo, parliamo di Pro One. Il futuro di questo stabilimento passa per Pro One e possiamo dire anche il contrario? Sicuramente. Allora, Pro One è un approccio globale, ma anche locale, a quello che è il mondo dei veicoli commerciali di Stellantis. È un approccio a 360 gradi che mira veramente a consolidare una partnership con i nostri clienti attraverso prodotti che sono sempre updated, dal punto di vista del zero emission all'avanguardia, dal punto di vista delle conversion, anche qui siamo molto focalizzati con oltre 400 partner, dal punto di vista della connectivity, 100% dei veicoli connessi e naturalmente tutto quello che è il link con i nostri clienti. Qui in Atessa produciamo il nostro large van sotto i nomi dei nostri 5 brand europei, quindi grazie a questa forza di 5 brand locali in diversi mercati e i nostri asset a 360 gradi verso il cliente, il nostro futuro è strettamente legato a questo stabilimento, e questo stabilimento è sicuramente la fondazione dei prossimi 40 anni, come da 40 anni produce questo grande veicolo che è il large van di Stellantis.